si può. La radio con un cuore intorno. Sognare si può. E non è peccato. Sognare si può. Anzi, devi. Se ci credi, ogni sogno diventa realtà. Le rubriche di Vana Post. Naviglio, c'era una volta un piccolo naviglio, c'era una volta un piccolo naviglio. Peccato. Sognare si può. Anzi, devi. Se ci credi, ogni sogno diventa realtà. Le rubriche di Vana Post. Questo tempo in un momento, ospite di tutte le mie stanze, si è infilato in mezzo alle persone e muterà, incolla o spazio. Mentre sto affacciato sul balcone e la pioggia accarezza il mio stupore, le domande
bevande stanno sotto il tetto ad asciugare. E ora dimmi cosa fai di tutto questo tempo, anche tu hai paura ad ascoltarti mentre stai da sola con te. La futilità dentro uno schermo, l'essenzialità che sta in un cenno. Vedo Facebook di quello che siamo, non più posticci, ma sul divano. Stai da sola con te. Questo mare di canzoni a farci stare meno soli. Questo mare di canzoni a farci stare meno soli. Questo mare di canzoni come panni sui balconi, come panni sui balconi in questi giorni. E ora dimmi cosa fai di tutto questo tempo, anche tu stai sospesa e lasci il tuo sentire nell'attesa di che. E ora dimmi cosa fai di tutto questo tempo, anche tu hai paura ad ascoltarti mentre stai da sola con te. Togli la maschera. Vedendo, ma non c'è il tasto condividi. Ci dovrebbe essere. Prova ad avviare un video party. Questo lo puoi fare? Eccolo, io ti vedo. Condividi, vediamo. Eccolo. Questi nostri esperimenti a microfono aperto. Intanto io dico ai nostri ascoltatori: sognare si può, la radio con un cuore intorno. Stiamo facendo un esperimento nel nostro appuntamento Poesia Merenda con Carmelo Cossa e vogliamo dividere la diretta sul suo profilo. Ci stiamo provando, non lo sento, non so se sei riuscito oppure no. Aspetta che guardo. Eccoci. Mannaggia. Allora, aspetta che allora a questo punto faccio che mandare una canzone, perché non possiamo certo tenere i nostri ascoltatori così. Fra poco! Ce l'ho fatta! Looking for that renegade. I calls it like I sees it. A spade is a spade. A good man is a thing of yesterday. Yeah. They don't want them a good man who will hold his heart out in his hand. Sognare si può, siamo tornati con Carmelo Cossa, il nostro esperimento è riuscito, scusatemi se sfumo questa canzone che è molto bella, però eccoci qua, adesso facciamo la nostra chiacchierata con Carmelo. Benvenuto Carmelo, grazie per la condivisione. Grazie a te per l'invito, sempre gentile. Grazie, sei gentile tu a partecipare. Allora, oggi insomma ci dicono tutto bene da Maiorca, mi fa molto piacere Sergio.
Dicevamo, oggi è una splendida giornata di sole, e anche qui a Torino. Lì da te com'è? No, da me è bello, è bello. È bello, è bello, mi fa molto piacere. Ascolta, stavamo facendo dei discorsi, no? Noi siamo, a volte ci alziamo di buon umore, siamo tutti contenti e felici, dopodiché ci capita che già ci vuole uno sforzo, no? Per essere sempre positivi, dobbiamo anche impegnarci, perché alle volte, insomma, ci sono dei giorni che magari non è così semplice essere di buon umore, essere felici, perché abbiamo magari tutti i nostri pensieri. E ci proviamo. Negli ultimi mesi. Esatto, esatto, proprio anche proprio negli ultimi mesi che abbiamo avuto, insomma, problemi mica da poco. E però ci capita di incontrare qualcuno che, diciamo, nonostante i nostri sforzi, arriva e ci butta addosso tutti i pensieri negativi, tutta la rabbia, tutto, no? Una serie di robe che noi non vogliamo, perché, insomma, ne abbiamo già di nostri pensieri, vorremmo contagiare con un sorriso, e non vogliamo, insomma, che invece tutti gli altri pensieri negativi, la rabbia, insomma, e tutto il resto ci contagino. E tu mi hai raccontato una cosa che mi ha fatto tanto sorridere, perché a me era capitata un po' la stessa cosa, proprio la stessa mattina. Cosa ti è capitato? Che mi hanno, mentre ero in coda per cercare di prendere un caffè, perché adesso ci fa la coda anche per prendere un caffè, sì, infatti vediamo che questa situazione si normalizzi presto. Comunque vedo cosa, per prendere un caffè, c'era un signore che probabilmente stava cercando di sfogarsi in qualche maniera, e certo, credo che ancora più probabilmente mi abbia scambiato per un bidone della spazzatura, perché ha cominciato a dire mille cose, una più amara dell'altra, più brutta dell'altra, no? Certo. E io, dopo averlo ascoltato così un lungo minuto, perché un minuto ti assicuro che a volte è lungo, è lunghissimo, hai ragione, e io ho detto: guardi, porti pazienza, stamattina, ma mi hanno già riempito, io mi sento, lei mi fa sentire un bidone di immondizia, ma stamattina mi hanno già riempito, sono pieno fino all'orlo, provi a ripassare domani, magari che magari un po' più di spazio magari passano a svuotarmi, e così domani c'è più spazio e può dirmi tutto quello che vuole, no? Questo signore mi guarda perplesso, poi mi fa: mi scusi. Meno male. E questa cosa è stata bella, no? Perché evidentemente ci è rimasto male, perché io, con le buone maniere, gli ho detto che non ero un bidone della sua spazzatura, ecco. Esatto. E quindi ci siamo fatti una risata, e come dicevi tu prima, a volte bisogna impegnarsi per essere ottimisti e per continuare ad esserlo per tutta la giornata, ecco. Esatto, esatto, perché capita, no, proprio questo fatto che, insomma, che troviamo delle persone talmente arrabbiate che tentano di contagiarci, e noi inevitabilmente dobbiamo difenderci, no? Perché ovviamente, insomma, abbiamo bisogno di energie positive, quindi dobbiamo un attimo mettere dei freni. E non è sempre facile, perché purtroppo quando queste persone, già noi abbiamo le nostre problematiche, quando queste persone ti parlano, ti dicono tutta una serie di cose, ovviamente è difficile rimanere distaccati e non farsi coinvolgere. Infatti ho trovato bellissima la tua risposta. Cioè, guardi, mi scusi, come bidone sono già pieno, passi domani. Le turbine fanno il proprio dovere, vuotano e c'è più spazio, ecco. Sì, questo che a volte in un modo o nell'altro dovremmo cercare di attingere energia positiva e anche donate, no? Perché secondo me ognuno riceve poi in cambio quello che magari riesce a donare. Certo. È chiaro che, come quel signore che stava sfogando, diciamo così, con me, se io gli avessi risposto male, ci amareggiavamo entrambi di più. Esatto. Invece,
in un modo così, mi è venuto spontaneo, ci siamo fatti una risata e credo di avergli lasciato qualcosa di positivo dopo il suo sfogo, no? Se invece mi fossi arrabbiato probabilmente saremmo rimasti amareggiati entrambi. Esatto, perché la forza, la difficoltà sta proprio in questo, no? Nel non arrabbiarsi e anzi magari strappare un sorriso alla persona che in quel momento è piena di rabbia, no? Perché io credo che dovremmo imparare tutti a cercare di riempirci e di riempire la vita degli altri con sorrisi, di stelle, di campi di grano, di pieno, di boschi, di prati, e non con rabbia, nuvole, ghiaccio, vento e tempeste, no? Concordo. Abbiamo a riempire la vita di sole, credo che ci illumineremo tutti con più calore, con più bellezza, ecco. Esatto, concordo assolutamente. Infatti, quando ci siamo sentiti ieri, ho pensato che appunto mi sarebbe piaciuto parlare di questo argomento, perché abbiamo avuto un'esperienza simile, diciamo. Anche a me era capitato proprio quella mattina di incontrare un signore in coda all'ARC che probabilmente aveva anche tutte le sue ragioni, per l'amor di Dio, no? Di essere arrabbiato, però aveva deciso che, non so perché, voleva, come dici tu, riempire il mio cestino dell'immondizia, cioè non so, gli ispiravo, no? E ha cominciato a inveire contro gli ospedali, contro il sistema, contro tutto di più. Il problema però qual è? Che effettivamente noi non potevamo risolvere in quel momento la sua situazione, cioè il fatto che lui avesse dovuto venire all'ARC e non poteva andare all'ospedale era un fatto che non irrisolvibile, perché avessi potuto dargli una mano gliel'avrei data volentieri. E quindi dopo un po' che questo signore chiacchierava, io ho detto: scusi, io la capisco, dico, però non è una mia responsabilità, come posso fare per aiutarla? E lui è rimasto male, cioè gli ho detto: lei ha ragione. Lì per lì era rimasto anche un po' offeso, mi ha detto: guardi che la ragione si dà e c'è puntini puntini. Ho detto: no, non intendevo offenderla, no? Dico, però lei ha tutte le ragioni per fare le sue rimostranze, ma io non so come aiutarla se non stando qua in coda come tutti gli altri, perché tanto gli ospedali purtroppo se l'hanno mandata qui, evidentemente quell'esame che deve fare lei non lo fa. Quindi cosa possiamo fare? E lì per lì è rimasto un po' arrabbiato, però dopo, insomma, abbiamo fatto anche due battute come due personcine a modo, no? Però infatti anche tu sei riuscita, pur dicendo a questo signore, tra virgolette, di non rompere, ma gli hai detto in un modo che secondo me l'hai aiutato a capire che stava... Che si stava sbagliando più che tutto in quel modo, ecco. Esatto, più che altro è che si stava arrabbiando, stava sprecando energie inutilmente, perché questo fatto non era purtroppo risolvibile, nessuno poteva risolverglielo in quel momento, e quindi voglio dire, pur avendo ragione, nel senso che magari lui doveva farlo perché si era preparato per farlo in un'altra maniera e tutto. Purtroppo siamo incappati tutti in questa emergenza particolare, quindi quella che è la norma non è più. E quindi cosa ci possiamo fare? L'unico modo che avevamo è parlarne, se volevamo, ma in un'altra sicuramente maniera, quindi non con tutta quella rabbia poi rivolta verso persone che comunque non c'entrano. Ma io credo che nella vita ci si arrabbi tutti prima o poi, no? Però no, certo che sì. Il segreto sta dopo l'attimo di arrabbiatura o di tristezza, chiamiamolo come meglio ci aggrada, dovremmo cercare dopo di divertire il nostro essere con delle cose belle, con delle cose positive. Certo. Come dicevo prima, cerchiamo di riempire la vita di sole, cerchiamo di guardare, ok,
che ne so, un bambino che ride, a volte basterebbe guardare lo stupore di un bambino di fronte a una cosa che vede per la prima volta. Ma certo. Di fronte al mare, di fronte alle stelle, di fronte a un fiume. E credo che quello potrebbe riempire il cuore di tutti. Ma guarda, anche le piccole cose, per esempio, io ho salutato Sergio, tra l'altro voglio salutare anche Francesco Murlo, che è un grande artista che ci sta seguendo, che spero di intervistare presto. Sergio ha salutato noi in una maniera molto bella, dicendo vi salutiamo, siamo io e mia moglie. Quando lui parla di sua moglie, ne parla sempre, quindi del suo amore, ne parla sempre con un grandissimo entusiasmo. E questo, per esempio, è una cosa bella. Non capita tutti i momenti, no? Purtroppo, magari spesso si sente invece parlare con rabbia, con... Invece, ecco, apprezzare questo, secondo me è meraviglioso. Io trovo che quando le persone condividono, parlando bene del proprio compagno, dei propri figli, della propria vita, dei piccoli particolari, no? Per esempio, non c'è cosa più bella. Esatto, ci ha parlato dei suoi splendidi panini, no? Dice: qui c'è il sole e io sto lavorando, con i miei panini meravigliosi. Voglio dire, sono cose semplici, però lui ha condiviso con noi la sua gioia. E quindi questo, secondo me, è bello. Le piccole cose ci permettono di arrivare lontano, fino a Maiorca o fino a qualsiasi emozione che una cosa bella ci possa far provare. Sono d'accordo con te, perché è bello condividere il tutto con i nostri cari, con la persona che ci ama, con i nostri amori, con i nostri affetti, con le persone che portiamo nel cuore. Assolutamente. E credo che chi ama una persona ama prima di tutto la semplicità, le cose piccole, come dicevi tu, appunto, perché io credo che una persona che ama prima di tutto l'odore della pelle di chi ama, ama i suoi gesti, ama tutto. Se smettessimo di fare questo, volerebbe tutto via, come se lo porta via il vento, no? Certo. Invece se noi apprezziamo le piccole cose, come dicevi tu prima, non so, una parola, un gesto, un sorriso o solo l'odore, perché a volte è proprio l'odore che porta dentro di noi quella sensazione di immenso, lasciami dire, no? È assolutamente vero. Come hai detto tu, quando una persona parla bene del suo amore, non c'è niente di più bello, ecco. Esatto. Buongiorno Rossano, è arrivato a portarci un caffè, grazie, lo condividiamo con te. Buongiorno Claudio Antonella e la vostra splendida figliuola, un abbraccio. Questi sono amici veramente che non scordo mai, tengo sempre tutti nel cuore. E dicevamo, appunto, parliamo di emozioni, quindi quando parliamo di affetti, quando parliamo di amicizie, quando parliamo appunto delle piccole cose, come il caffè che Rossano ci ha offerto. Grazie. Se diciamo soltanto ovviamente virtualmente, però è un bellissimo gesto di condivisione. Quando noi incontriamo te, ovviamente incontriamo spesso emozione, perché tu scrivi di emozione, ci hai emozionato con diverse poesie in passato, sia in trasmissione e non solo, perché ultimamente hai condiviso le tue poesie anche con nuove persone che hanno apprezzato l'emozione enorme che questo... Sì, ancora stamattina, esatto. Mi ha fatto piacere, esatto, i messaggi che ho ricevuto, quindi
è bello, è molto bello. È molto bello, immagino anche gratificante, è bello per te che scrivi, è bello per noi che leggiamo e ascoltiamo, perché in questo caso noi abbiamo ascoltato delle videopoesie, quindi vuol dire che anziché leggere, in questo caso noi ci siamo abbandonati alla voce e abbiamo potuto ascoltare, magari chiudendo gli occhi, no, delle parole che ci hanno portato in un viaggio che per ognuno poi è il suo, no? Né attraverso le proprie emozioni, i propri ricordi. Sì, io sono certo che chiunque legga una poesia, cioè se una poesia la leggono in 10 persone, la vivono in 10 modi diversi, perché ognuno poi dà ai versi il significato che le aggrada di più, non so certo. Se mi sono spiegato, no? E quindi per me la poesia è un modo di comunicare, è un modo di sfogarsi, ed è un modo per scrivere, per rendere indelebile un pensiero. Perché tornando al discorso dell'amore di cui parlavi prima, secondo me un amore vero non muore mai, perché rimane indelebile, rimane custodito, magari viene messo nell'angolo del cuore, no? In un angolo bello del cuore, ma un amore severo non potrà mai morire. Certo. E come una poesia scritta rimarrà in eterno, no? E quindi è bello a volte scrivere dei versi, dei pensieri, per lasciarli lì, a disposizione di chiunque volesse leggerli e di chi le incontrerà. Poi sul web ormai si incontra veramente di tutto. Una volta era più difficile promulgare una poesia, no? Farla conoscere a tanti. Adesso col web, con le nuove tecnologie si è più facile. Se uno pubblica una poesia e la vedono, possono vederla e goderla in tanti. Ecco. È vero, questo è verissimo. A proposito di questo, che cosa ci hai preparato per oggi? Ma alcuni pensieri di quelli che stavamo già parlando adesso. Sì. E poi ho preparato due o tre poesie che abbracciano temi differenti ma contemporanei, non so come. Certo. Non so come dire. Dici. A proposito di quello che abbiamo parlato, io leggerei una poesia scritta qualche mese fa. Che si intitola Senza paura. Perché ho scelto questa poesia? Perché in questo periodo credo che tutti ne abbiamo avuta, no? Altro che, certo. E allora questa poesia mi piacerebbe leggerla, se tu sei d'accordo, e poi magari la commentiamo un attimo insieme, o se qualcuno che ci ascolta volesse scriverci il suo parere, ci farebbe solo piacere. Assolutamente. Approfitto per salutare Danilo Pagano, che ci sta ascoltando, che si è unito a noi. Salutalo anche tu da parte mia. Senz'altro. Tra l'altro ho avuto il piacere di rincontrarlo. Voglio salutare anche Cinzia Massa, che ho avuto il piacere anche di rivedere. Seppur con tutte le precauzioni del caso, insomma, siamo riusciti a incrociarci, e questo, insomma, mi dà un grande conforto, perché mi sembra, a proposito proprio del tema che tu stai per affrontare, ad avere un po' meno paura, perché mi sembra che ci stiamo un pochino avvicinando a una parvenza di normalità, che non è ancora la normalità per mille motivi che tutti sappiamo, però il contatto con le persone è un inizio. Comincia a vederti, ecco. Esatto, è un inizio. Bisogna sempre fare attenzione, perché non ne siamo ancora fuori, però inizia ad essere un aspetto positivo. E su questa frase vorrei appunto che tu ci dicessi la tua poesia. Vado. Prego. Senza paura. È rimasto solo un misero brandello dei valori cresciuti nel mio cuore. Ma io ci credo ancora e continuerò ad amare come più di prima. Ma dell'affetto che meritavamo tutti è rimasta solo la paura di vivere la vita
è il nostalgico ricordo di una realtà che chiamano esistenza. Ma ora che in questo mondo tormentato mi ritorna in mente il potere dell'amore, con il cuore afflitto in cerca di conforto, invoco le promesse disattese. Le invoco il nome di una verità ferita nell'oblio, che il mondo ha battezzato tecnologia. Ma io amo essere me stesso, la chiamo prigionia, e anche se sono rimasto solo, rifletto in compagnia. E sarà in compagnia di me stesso e del buon Dio, chiamerò ancora l'amore, la vita, il cuore mio, e parto in cerca di quei valori ormai perduti, con la certezza di trovarli in chi non ha paura, e urlo. Liberiamoci dall'oppressione di chi bada al costo di ogni cosa e al valore di nessuno. Ricominciamo a vivere la vita e senza paura amiamo solo ciò che è vero e non a prezzo, vita mia. Wow. L'amore per le piccole cose, come stavamo dicendo. Grazie per questo pensiero bellissimo, no? Perché è vero, la paura ci condiziona, non c'è niente da fare, no? Anche nelle scelte, vuoi per le nostre abitudini passate, pregresse, vuoi anche proprio per le situazioni che viviamo ogni momento. Però... Specialmente in questi momenti. Esatto. Di cui parlavamo prima, no? E quindi sono andato a cercare questa poesia per così... per leggerle e per commentarle insieme, perché alla fine io esorto tutti senza paura a ricominciare ad amare come più di prima. Assolutamente, esatto. Poi, come dicevamo, non è sempre facile, ce lo siamo detti, no? Perché la paura comunque si insinua, eccetera. Però se noi vogliamo possiamo lasciarcela alle spalle, no? E aprirci alle piccole cose, ai sentimenti, alle cose belle, perché quando noi ci apriamo alle cose belle, le cose belle arrivano. Sicuro, perché secondo me noi riflettiamo sugli altri quello che abbiamo dentro, riflettiamo quello che siamo, riflettiamo ciò che siamo. E come ho detto tante volte, noi non dovremmo mai dare spazio a chi vuole alimentare il discordio, no? Torniamo al discorso che facevamo prima. Esatto, no? Esatto. Se noi diamo spazio a una persona che vuole litigare, gli diamo corda. Ma soprattutto gli permettiamo di spegnere anche la nostra luce. Esatto, invece noi dobbiamo abbagliarlo con la nostra luce, non permettere a nessuno di spegnere ciò che abbiamo dentro. Esatto. E solo così facendo che saremo veri, che saremo positivi, non so come dire. Saremo più forti. Io a volte penso che vorrei essere una farfalla. Adesso non vorrei essere frainteso. No? Spiegaci allora. Ho un farfallo, non so come dire, no? Perché credo che le farfalle, vista la loro breve vita, no? Contano e godono degli attimi. È vero. Perché le farfalle eppure volano felici, sono coloratissime, sono belle da guardare, sono belle da ammirare, no? È vero. E io credo che le farfalle vivano contando gli attimi e godendo degli attimi. E noi dovremmo fare quello, certo, esatto. Dovremmo contagiarci di della bellezza di un attimo, no? Invece noi contiamo gli anni e sempre più spesso rinunciamo a vivere gli attimi. Vero. Che sono, secondo me, la parte più bella e più vera di questa splendida vita, gli attimi.
il qui e ora, non so come dire. Assolutamente, esatto, cercare di stare nel presente per godersi i momenti e le emozioni delle piccole cose, come giustamente stavamo dicendo, no? Le emozioni, esatto. Proprio anche proprio quelle che provi in quel momento mentre ascolti una poesia, mentre guardi un sole, mentre magari ti stai prendendo un caffè con un'amica e ti stai magari e stai sorridendo, no? Goderti quel momento, perché è unico e irripetibile, e ce ne devono essere tanti, concordo. Concordo. Ma a proposito di questo, grazie per aver condiviso questo pensiero con noi che hai scritto. E dimmi, ce ne hai un altro per farci emozionare? Un altro pensiero o un'altra poesia? Un'altra poesia, ovviamente, legata a tutti i nostri pensieri. Tu mi hai detto che ne hai scelte alcune, e allora io le volevo condividere con le persone che ci stanno ascoltando e che io saluto tutte, perché voglio salutare per esempio Teo, che ci ascolta da Parigi. Grazie Teo, e voglio salutare Giampiero Udero, voglio salutare tutti coloro che in questo momento stanno condividendo con noi il piacere di ascoltare un'emozione attraverso i pensieri e attraverso le poesie. Quindi cosa ci regali, Carmelo? Vi regalo una cosa che ho intitolato Il Tempo. Il tempo, un altro bell'argomento, ragazzi. Sì. Prego. Non rincorrere il tempo che mai raggiungerai, ma fermati ad osservare le stelle quando è notte e ammira la luna che, coccolando il mare, aspetta il sole per farsi carezzare. Non pensare a ciò che potresti avere, ma gioisci dell'immensità della natura. Non sfidare il tempo che non potrai mai vincere, ma usalo senza mai sprecarne e mostra agli arrivisti il suo valore. Cogli l'attimo per gioire d'amore, ma esulta anche dell'emotivo istante e immagina la dolcezza anche assaporando il pianto. Usa il tempo per volerti bene e non odiare mai. Se lo facessi, lo sprecheresti in vano. Dal tempo riceverai saggezza per te stesso e per donare qualcosa a chi ci crede ancora. Non rincorrere il tempo, fermati, osserva la natura, stupisciti di ciò che ti circonda e semina speranza affinché l'amore rinasca in ogni cuore. Ammira l'immenso che hai davanti a te, la bontà che hai nel cuore e il fascino dell'anima, ma se non dovessi percepirne la bellezza, cerca ancora, sarà nel gusto che ti porti appresso che troverai te stesso e la volontà di vivere la vita come un fiore che ti sboccia fra le mani, regalandoti il tempo di gioire ad ogni aurora che profumerà ancora e per sempre di vita ed amore. Wow, grazie. E proprio queste emozioni legate a quello che stavamo dicendo prima, al tempo qui e ora, che tra l'altro mi viene in mente, voglio approfitto, scusa, per Associazione di Idee, per salutare Andrea Lelli a proposito del tempo qui e ora, perché anche lui ha trattato questo argomento e in un suo CD che è uscito proprio in questi giorni, che sta scalando le classifiche di musica indipendente, quindi gli faccio veramente i miei complimenti, perché l'argomento è veramente molto bello. No? Come giustamente dicevi tu, e come dovremmo fare tutti quanti, proprio rimanere, goderci i momenti, quei momenti, sì, che tu hai descritto. E io cerco di scriverli, cerco anche di metterli in pratica, solo che a volte, come tutti sappiamo, la vita ci mette di fronte a cose dove siamo pressoché impotenti. Però io non smetterò mai di crederci e vorrei che nessuno smettesse mai di crederci, perché la vita è un attimo. E la battuta che ho fatto prima, a volte vorrei essere una farfalla, e proprio perché se fossi una farfalla credo che ammirerei di più gli attimi che a volte sprechiamo.
Ma certo, è vero, è vero, è verissimo. E Teo ci fa una battuta per drammatizzare, dice: io vorrei essere un farfallone. Beh, è meglio essere un farfallone. Sì, che se ha bisogno di una mano per il farfallone, ci posso provare. Scherzo. No, ovviamente naturalmente scherzo. Stiamo scherzando un pochino, no? Perché comunque è vero che sono temi importanti, però a noi piace affrontarli sempre col sorriso, così come fanno i nostri ascoltatori. Tra l'altro, Teo, ho ascoltato la musica di tuo figlio, è meravigliosa e la faremo sentire prossimamente con molto piacere, eh? Diglielo che è bravo, è in gamba. E quindi, e di non smettere di sognare, perché appunto a proposito di sogni, a proposito del vivere qui e ora, di vivere di emozioni, appunto non bisogna smettere mai, nonostante qualche volta sia un po' difficile, qualche volta magari è un po' complicato, però diciamo che continuando a crederci, i sogni si avverano, e a lavorare i sogni si avverano assolutamente. Sono d'accordo con te. Bene, grazie. Senti, perché secondo me smettere di sognare è come smettere di vivere. Guarda, concordo, per me sarebbe come smettere di respirare, uguale, e quindi in automatico ciao. Esatto. Ti ho interrotto, scusami. No, niente. Vai. No, vai, volevo chiederti, siccome ne hai preparate un po', sei ispirato di poesie, mi hai detto, e sei particolarmente ispirato in questi giorni, ti ho trovato molto, come dire, creativo, molto produttivo, vorrei, se ne hai ancora... ne hai ancora una almeno, mi piacerebbe condividerne ancora una. Ma io ne ho tante, lo sai. Lo so, per quello che dico. Almeno una ancora. Sì, mi piacerebbe leggerne una che alcuni la conoscono già, perché mi sembra di ricordare che l'avessi pubblicata su Facebook un mese fa più o meno. Però mi piacerebbe leggerla per così. Perché è un po' al contrario delle altre, è più sbarazzina, più così, per sorridere un po', anche se poi la commentiamo insieme e mi dici un tuo parere. D'accordo, prego. Questa poesia si intitola "E ora?" E io, madonna, che dico? "E ora che ho le scarpe consumate, le stringhe sfilacciate, l'orologio si è fermato, la camicia è stropicciata e l'anima è affannata. E la testa? Mente, ma non è capace. Il cervello non ha pace. E mentre intorno tutto tace, brucia i ricordi sulla brace e nutre la fame di un rapace. E il cuore? Prova, ma non sa mentire. L'emozione spinge per uscire, la vita dei ricordi via sentire, ma temendo di non riuscire, non può fare altro che soffrire. E il corpo? Ricorda l'emozione e il suo calore, pensa notte e giorno al suo sapore, chiede quanti sogni ha fatto il cuore, teme il ricordo amaro del dolore e si lascia cadere senza più parole. Ed io penso alla tristezza della malattia, coloro le mie notti con l'epilessia, e quando dalle stelle nasce l'aurora, stringo il dolce dei ricordi fra le dita, ammiro il sole e il bello della vita, ci credo quanto e più di prima, e senza chiedermi perché, sogno di vivere e viverti ancora, vita mia." E vai, sì, per carità, l'hai scritta con toni più allegri, ma voglio dire, il tema è bello forte, no? Come d'altra parte sempre si può scherzare, portare leggerezza, secondo me, sui temi anche più importanti, più forti, proprio per trarne forza, come quella che hai trovato tu per superare la tua malattia, per esempio. Esatto, perché questo l'ho scrissi una notte che... però non volevo
scriverla troppo triste, no? E allora ho cominciato con ho le scarpe consumate, le stringhe sfilacciate, la rosa del termato, la camicia stropicciata, ma poi la buttai giù così, no? E poi alla fine però ci pensavo alla tristezza dell'epilessia, ci mancherebbe che non ci pensi. Certo. Però dico, e quando dalle stelle nasce l'aurora, stringo il dolce dei ricordi fra vita, miro il sole e il bello della vita, perché la vita, nonostante tutto, è bella e io la vedo così. Sì. E questo mi sta aiutando a superare i momenti tragici che comunque capitano nella vita, no? E bisogna essere positivi e la positività ci aiuta a vivere meglio, ci aiuta a guarire, ci aiuta se non altro a stare bene. Ci aiuta a stare meglio, nel senso che nella vita, ovviamente, che secondo me è il più bel dono in assoluto che noi abbiamo, perché il fatto di averla non è così scontato, no? Alle volte noi, secondo me, un po' presuntuosi come siamo, diamo per scontate tante cose. La realtà, la vita non è affatto scontata. La vita è un dono e noi ce la dovremmo tenere stretta, e come giustamente dicevi tu anche nei testi precedenti, dovremmo proprio godercela attimo per attimo. Perché attimo non, per attimo, perché, senza mai sfregarne. Esatto, no, perché non sta scritto da nessuna parte che debba essere eterna, no? Noi a volte la diamo per scontata, questa cosa la farò domani, questa cosa a quella persona la saluterò domani, cioè, ma sì, ma poi. Il fatto è che se noi desideriamo una cosa e la vogliamo fare, facciamola subito, emozioniamoci subito. Perché non è, e questo non vuole essere un messaggio negativo, ma anzi molto positivo, perché non è scontato, no? È un dono che noi dobbiamo assaporare ogni momento. Primo, perché così godiamo del nostro dono, possiamo capire quanto vale, e non, ma capita a tutti, io lo dico, ma in realtà capita a tutti noi alle volte, di dare per scontata ogni situazione, il fatto di esserci, il fatto, a volte ci sentiamo immortali noi, no? Tutti, ci è capitato a tutti. E invece dovremmo veramente godere, proprio come diciamo prima, delle piccole cose, perché nulla è scontato. Quindi il qui e ora è davvero molto importante, godere l'emozione di un sorriso, proprio delle piccole cose che ci sono concesse. Quanto ci è pesato all'inizio, soprattutto la mancanza della nostra libertà. Ancora adesso ovviamente abbiamo grandi problemi, no? Cioè che, però quanto ci è mancato un abbraccio, quanto ci manca un sorriso, quanto ci manca. Però tante volte magari lo davamo per scontato, ma sì, ma poi. E quando invece siamo stati senza, abbiamo riapprezzato tutto quello che in un attimo poi ci è stato strappato via. E meno male che invece la vita per alcuni di noi non è, c'è ancora, abbiamo potuto trovare altri modi di viverla, perché qualcuno purtroppo non ce l'ha fatta, no? Esatto. E quindi e secondo noi dobbiamo me pensare a quel qualcuno. Esatto. E per questo è molto molto importante quello che noi troviamo nei tuoi messaggi e nelle tue parole, perché appunto non dobbiamo, niente è scontato e niente è dovuto, e quindi no, è veramente molto importante rimanere legati alle emozioni e goderne attraverso un sorriso, cercare di non diventare il bidone della monnezza delle persone che ci girano intorno, che questa cosa mi ha fatto sorridere tanto, te lo dico. Quale? Carmela, quale? Questa cosa del bidone dell'immondizia. Ah, sì. No, che quindi non dobbiamo essere il bidone dell'immondizia di nessuno, dobbiamo essere eventualmente di sostegno, possibilmente, se noi ci riusciamo, però dobbiamo anche difenderci, no? E non essere necessariamente il contenitore di tutte le brutture del mondo, perché abbiamo bisogno di energia per condividere energia buona. Esatto, io vorrei dire ancora un'ultima cosa, se certo, non mi permetti, che noi tutti, scusatemi se parlo a plurale, ma voglio parlare a plurale, noi tutti
abbiamo il dovere, secondo me, di non sporcare i pensieri di nessuno, specialmente quelli dei bambini e del bambino, che secondo me ognuno di noi, anche se è grande, anche se è vecchio come me, ha ancora dentro. Sì. Il bambino che nasce insieme a noi, secondo me, vive insieme a noi fino al nostro ultimo giorno, solo che ce lo dimentichiamo e lo maltrattiamo. Esatto. Invece noi abbiamo il dovere di alimentare i pensieri buoni di quel bambino che è dentro di noi. Solo così possiamo riflettere i pensieri buoni anche agli altri. Invece noi dimentichiamo quel bambino e corriamo e sbagliamo. È vero. Perché secondo me, se sporchiamo i pensieri dei bambini in generale e del bambino che c'è in noi, non andiamo da nessuna parte. Questo è il mio pensiero, ma... È bellissimo questo pensiero che io voglio condividere, perché ogni tanto io e il mio bambino ci facciamo, e la mia bimba, ci facciamo delle belle chiacchierate, perché lei mi dice, oe, non mi lasciare, no? Ed è bello riprendere per mano il bambino che c'è in noi, perché veramente è una passeggiata insieme. Esatto, è una potenza enorme, e tra l'altro veramente ti fa vivere quelle emozioni che dicevi tu. Non bisogna sporcare i pensieri dei bambini e neanche i nostri, perché hai ragione, per vivere le emozioni, quelle vere, dobbiamo essere liberi da tutti quei pensieri negativi che ci sporcano l'anima, no? Hai ragione, mamma mia, che belle cose che mi dici! È vero, perché è difficile che una persona incartata nera possa emozionarsi, no? Quindi, vero. Io dico, sorridiamo. Capita anche a me di arrabbiarmi, anzi, capita spesso, capita a tutti. Capita spesso, a tutti, no? Certo. Però dovremmo ricordare che abbiamo il dovere di non sporcare l'anima a nessuno, di non sporcare i pensieri di cui parlavamo prima, ecco. Bellissimo, su questo splendido pensiero ci lasciamo, concludiamo questa puntata e approfitto di questo tuo pensiero meraviglioso per dedicarlo a un gruppo di nostri amici nuovi e a tutti, ma un pensiero speciale va a Caterina, che ha fatto da collante. E quindi diciamo un ringraziamento a lei e a tutti gli altri nostri amici. Tu che puoi, ma lo fa anche se lo scrivi nel commento, che ringrazio anch'io Caterina. Assolutamente, ora lo scriviamo. Allora, intanto lo dico, così rimane. Allora, Carmelo saluta insieme con me Caterina, tutto il gruppo, ma un ringraziamento particolare va a Caterina per questo diciamo regalo che ci è stato fatto. Voglio fare, che presto ne parleremo. Sì, presto parleremo anche di questo, e poi voglio mandare un abbraccio speciale a una persona che oggi purtroppo sta soffrendo tanto, e forza, un abbraccio. E insieme ce la facciamo, e lo sai che gli angeli con la coda non muoiono mai. Un abbraccio, Vittoria, e un abbraccio e un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato e a tutti coloro che ci ascolteranno, e ringraziandoli veramente tanto per la loro presenza. E in più ringrazio te di cuore per la condivisione di questi bei pensieri, perché questa è una mezz'ora sempre emozionante, sempre positiva, che spero possa condividere e possa portare ad aumentare le vibrazioni positive, perché a me piace dire spesso che voglio che il bene faccia rumore. Purtroppo è difficile, mi rendo conto, perché è più facile che faccia rumore una brutta notizia, o piuttosto che no? Però noi vogliamo fare rumore con le emozioni positive, ecco, tutto qua.
Dimmi, sì, Carmelo. Volevo ringraziare anch'io te, innanzitutto tutte le persone che ci hanno ascoltato e commentato, e le aspettiamo alla prossima puntata. Assolutamente, mi raccomando, non mancate con Carmelo Cossa e le sue poesie a merenda, il nostro angolo di emozioni per condividere vibrazioni positive, no? Perché noi abbiamo bisogno di positività, di sorrisi e di energia buona, e abbiamo bisogno di fargli fare rumore. E ricordatevi che sognare si può. La radio con un cuore intorno, e non è peccato. Grazie, grazie di cuore Carmelo. Grazie a te, grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Grazie, ciao, ciao. Grazie, alla prossima, ciao. Ciao, alla prossima, ciao, ciao.